è felice di far parte della kermesse di quest'anno. Andromeda è un brano a cui veramente sono molto legata e che mi ha fatto, cioè, un brano che mi ha fatto crescere sia professionalmente che come donna. È un brano che abbraccia sia la tradizione italiana, della musica italiana, che la modernità. È un brano donna, complesso da cantare, mi sono stata molto felice di non aver fatto grandi gaffe. Sono stata molto felice di aver cantato il brano di Eros Ramazzotti ieri in compagnia di Anna Ahmad. Spero di aver reso dignitoso, insomma, di avergli dato dignità al brano, un'altra chiave, un po' più intima. Allora, la collaborazione con Dardas e Mahmood nasce già un paio d'anni fa con Nero Bali, che è stata la prima canzone che ha scritto d'autore Alessandro. Quindi in realtà questa è una squadra che già si era formata e che aveva avuto anche dei risultati, sia a livello lavorativo che diciamo, sentimentale da parte mia, mi sono divertita molto. E la cosa bella è stata che proprio loro due mi hanno detto: guarda, il brano te lo scriviamo noi, vai a Sanremo con un brano di comunque, persone che ti conoscono, che hanno capito il tuo mondo e che parlano la tua lingua. Per un interprete è molto importante ed è molto difficile trovare degli autori che parlino per te, è difficile da trovare, poi io sono una junior in qualche modo, faccio questo mestiere da quasi 4 anni, quindi insomma non sono una veterana. La differenza dal Sanremo del 2017 a quello di oggi è la consapevolezza, nel 2017 ero appena uscita da un talent, quindi arrivare su un palco così importante era complesso, quasi non ti senti di meritarlo in qualche modo, quindi ho cercato di farlo cercando di essere più al mio posto possibile e di fare una buona performance, perché è come se fosse un opt-out, dopo un talent o fai bene il Sanremo un po' chiudi male, insomma, rischi di non far avviare poi la carriera. Questo Sanremo ha un altro tipo di profumo, sono più consapevole di quello che posso fare e di che tipo di artista posso diventare. È stata un'estate bella, intensa. Io credo di essere una donna versatile, come direbbe Valeria Scarpicchio, versatile. Ferma, ma molto pronta al dialogo alla collaborazione. Sono fiera di essere donna e sto cercando di capire come farlo capire. Sono cambiata dal 2017 ad oggi, in realtà sono la stessa ragazza, però ho meno paura di essere quello che sono e di essere, tra virgolette, criticata. Più ti esponi, più c'è la possibilità di una critica. In questo momento saprei benissimo come prenderla e rispondere o come accettarla semplicemente. In realtà, ho cercato di raccontarmi anche attraverso i mondi sonori, oltre che quelli di scrittura. È un album che è quasi come se fosse una playlist di questi 2 anni della mia vita. Che sono stati, cioè sono 2 anni, sembrano pochi, però in realtà per me sono stati molto importanti e lunghi. Ho approcciato a tanti generi apparentemente diversi da me, però senza abbandonare poi le ballad, cioè tutto quello che era il mio background di prima. Sto cercando di fare un pop più moderno e più attuale, cioè cercando di vedere quello che succede nel mondo e perché non farlo anche qui. Siamo un paese che, cioè, la musica, l'arte per noi è sempre stata centrale ed è importante essere anche al passo con i tempi, secondo me. Ci ho provato, spero di aver lavorato bene. Ma io, cioè, poi me lo dicono gli altri, cioè da sola sarei proprio. Cioè, vabbè, al di là, ok, poi aspetta, torno qua, perché questo è un argomento che in realtà un po' di. Faccio fatica ad affrontare, ma non perché io ho un bel rapporto con me stessa, ma perché io vedo la bellezza un po' ovunque, questo è proprio il mio modo di vedere le cose, cioè per me è tutto bello, la maggior parte delle cose,
però spesso sembra come se capita spesso a noi donne che prima vedano delle cose più superficiali rispetto. Io sono una donna che ha una storia molto importante, che veramente mi sono fatta un mazzo tanto per essere dove sono e per non farmi mangiare dalle mille paranoie che mi sono fatta in tutta la mia vita e tutte le volte che mi sono sentita veramente meno di niente, che è capitato tante volte. Mi dispiaceva quando diceva sei bella, perché per me era veramente importante sentirmi dire sei brava. Tutto qua. Questo. Io diciamo che sono famosa per fare tante collaborazioni. Mi piace perché... Io sono anche fatalista, credo nella mia potenzialità e credo anche che la mia forza sia quella di saper collaborare con gli altri e saper condividere i successi. Ci sono tanti artisti con cui vorrei collaborare perché c'è sempre da imparare e dall'incontro ci sono sempre cose che non ti aspetti. Quello che puoi fare da sola in gruppo funziona molto di più, cioè in due sono due teste, sono due voci, sono due storie. Secondo me ha una forza enorme, ma vorrei collaborare con tante persone in realtà, da Levante, che in realtà ce l'ho anche nel disco come autrice, un brano che in fondo non c'è. Mi piacerebbe collaborare con Diodato, con Gabriele Lauro, non lo so, con Mahmood, ma con tantissimo, con Annalisa, non lo so, cioè, se c'è il brano giusto, io così faccio in realtà, quando ho dei brani, una volta che finisco di registrarlo dico chi lo canterebbe bene, una volta che allora lo proponi, perché sai che potrebbe darti qualcosa in più, come mi è successo con Margherita Vicario, che non la conoscevo in realtà, abbiamo fatto il brano, abbiamo finito e ho detto madonna, secondo me Margherita Vicario qui spaccherebbe tutto, e lei oggettivamente nel brano, cioè, quasi l'attendi, io non vedo l'ora di sentire la sua voce, quasi che più che la mia, quindi le collaborazioni le farò, spero, tantissime. In realtà ce ne sono varie, la cover di Fabio mi piace molto perché è proprio un altro punto di vista, mi piace molto Vado a ballare da sola, con Lazza, quella con Fabri Fibra, ma in realtà ce ne sono molto legata a tutte le canzoni, anche quella con la Vicario. No, non so risponderti, onesta, che sì, vorrei, però la mia preferita è Andromeda, va bene, l'ho detto, ecco, quelle altre mi piacciono tutte, perché è come se fosse una playlist, dipende dal momento della giornata. Sì, sono tanti anni che non vince una donna e mi dispiace, perché siamo tanto brave, non capisco, vabbè, comunque, evidentemente le canzoni degli altri erano più forti, cioè i più forti. Io credo che poi vinca la musica, non tanto il genere, se sei donna, se sei uomo, la canzone funziona o non funziona, piace o non piace, se piace più una canzone che di un uomo, magari è una coincidenza, facciamo così. Ma io sono venuta a fare questo Sanremo per fare bene, per presentarmi di nuovo, e la vittoria sarebbe stupenda, ovvio, però la cosa che conta veramente è che il brano piaccia e che duri al di là di Sanremo.